Siamo, sì. Allora. Facciamo l'appello. Sperduto Donato, Pierri Michele, De Carlo Donato, Bochicchio Rocco, Grottola Michele, Ricigliano Sergio, Carlucci Raffaella, Fagella Francesco, Di Leo Incoronata Rita, Fasanella Adriano, Sperduto Michele, Bilotta Roberto, Stia Vincenzo, Assessore Esterno Chieca, assente. Dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Ordine del giorno, lettura verbale seduta precedente del 6-8-2020. Al secondo punto ODG dei consiglieri Sperduto Michele, Fasanella Adriano, Bilotta Roberto e Stia Vincenzo, su avvio anno scolastico 2021, problematiche e criticità, lavori di ampliamento scuola, indirizzi e provvedimenti. Al terzo punto, interrogazione e mozione del consigliere Fagella Francesco su iniziative per l'avvio dell'anno scolastico 2021. Quarto punto, proposta del consigliere Di Leo Incoronata Rita, encomio al dottor Vito Antonio Gerardo Ricigliano. Al quinto punto, interpellanza del consigliere Sperduto Michele su concorsi in atto per istruttore amministrativo e istruttore tecnico geometri, modalità e procedure. Sesto punto, interrogazione del consigliere Sperduto Michele su Presidenza Parco Regionale Naturale del Vulture, stato di attuazione e indirizzo dell'amministrazione e del Consiglio Comunale. Chiedo la sospensione per 15 minuti in quanto aspettiamo il Vice Sindaco. Se la possiamo votare? Prego. E anche perché mi sembra che il dottor Grottola ha un appuntamento allo studio. Sospendiamo una mezz'oretta, così poi quando riprendiamo facciamo in modo che anche il segretario abbia fatto... È vero, segretario? Facciamo così, dai. Sospendiamo una mezz'oretta e poi giusto fra mezz'ora ci vediamo qua. Va bene? Così segretario è andato a fare quel sopralluogo che non potevate fare prima. La votiamo la sospensione? Non c'è bisogno, vabbè, come vuoi tu. Va bene, sospendiamo per 30 minuti. Va bene.
Sperduto Donato, Pierri, De Carlo Donato, Bochicchio Rocco, Grottola Michele, Ricigliano Sergio, Carlucci Raffaella, Fagella Francesco, Di Leo Incoronata Rita, Fasanella Adriano, Sperduto Michele, Bilotta Roberto, Stia Vincenzo e Chieca Assessore Esterno. Grazie. Allora, prima di iniziare il Consiglio Comunale vorrei fare una cronostoria di questo Consiglio Comunale tanto discusso. Vorrei ricordare che al consigliere Sperduto non è la prima volta che la minoranza non partecipa a un Consiglio Comunale, è successo già altre volte. Una cronostoria di questo Consiglio, in quanto io il 24/8/2020 il gruppo Insieme Si Può ha presentato una mozione interrogazione. Io ho visto questa mozione interrogazione e ho chiesto anche al consigliere Bilotta che per la settimana successiva dovevamo convocare un consiglio comunale urgente, in quanto c'era l'inizio dell'anno scolastico e c'erano delle problematiche. Il 27 mattina alle ore 8, salendo sul comune alle 8:20, ho trovato già una richiesta del gruppo di minoranza di un consiglio comunale urgente sulla stessa tematica. Il 28 ho convocato l'ufficio di presidenza per lunedì 31. Durante questo ufficio di presidenza, purtroppo, tutto quello che è successo non è stato detto in modo esatto, in quanto mentre io verbalizzavo e dicevo che il 3 alle ore 16 c'era il Consiglio Comunale, il consigliere Sperduto ha detto che non si poteva fare. Allora il sindaco ha detto verbalizziamo e il consigliere Sperduto ha verbalizzato, ha fatto un primo verbale che poi è stato strappato, perché purtroppo per la mia inesperienza di presidente lo dovevo mettere agli atti quel verbale, però tramite minacce, tramite tutto, non è stato più messo agli atti, in quanto ho sbagliato io per la mia inesperienza. Durante tutto questo gridare tra me e il consigliere Sperduto, siamo arrivati a un punto in cui ho detto: vedi che purtroppo la disponibilità del segretario è solo per giovedì pomeriggio, ma non perché lui non c'era, oppure perché qui purtroppo il segretario viene una volta alla settimana e dovevamo fare un contratto quando c'era l'architetto e la ditta appaltatrice che ha vinto una gara per la zona pipe. In quel momento è scattata una molla forse al consigliere Sperduto, che ha detto io ho detto poi dopo non si poteva fare più, in quanto io da domani fino al 10 ero in ferie e non potevo convocare il consiglio comunale. In quell'istante il consigliere Sperduto ha detto una cosa bella per lui, ha detto: il presidente o c'è o non c'è è la stessa cosa, l'importante è che ci sono io, perché senza il relatore, senza chi fa la ringhe, il consiglio comunale non si poteva fare. Non ha detto che non c'era tutta la minoranza, l'importante è che ci sono io. L'importante è che ci sono io, lui intendeva come gruppo, è una cosa, però lo doveva specificare. Lui ha detto: l'importante è che ci sono io, il consiglio comunale si può fare, senza il presidente è la stessa cosa, o c'è o non c'è è la stessa cosa.
E questo ha dato un po' fastidio, in quanto, dato che lui dice sempre, in quello che mi hanno fatto leggere, scarsa e inadeguata cultura democratica del presidente Ricigliano Sergio. Ma scarsa cultura democratica quando un consigliere, un capogruppo dice che il presidente c'è o non c'è, è la stessa cosa, non lo so se è democraticamente giusto quello che aveva detto. Poi volevo anche specificare una cosa, il fatto del vice segretario. Noi non abbiamo un segretario di ruolo, abbiamo un segretario che viene da un altro comune. E con le nuove normative il vice segretario noi non ce l'abbiamo, non si può fare un consiglio comunale con il vice segretario. Poi volevo dire anche pure sui verbali. Il consigliere Sperduto ha fatto due verbali, tra cui uno l'ha strappato perché sicuramente per quello che ha detto e per quello che aveva scritto non andava bene. Poi ha fatto un altro e giustamente l'ha pubblicato, nel senso che l'ha aggiustato, ha detto che il consigliere Sperduto a nome del gruppo dice che giovedì pomeriggio. Poi un'altra cosa che io volevo, scusate, è arrivato il vice sindaco Pierri. Un'altra cosa che volevo dire era questa. La minoranza ha convocato un consiglio comunale urgente. Loro sanno che i consigli comunali si fanno quando c'è il segretario. Se non lo facevamo oggi, lo dovevamo fare fra 10-15 giorni. La scuola iniziava il 14. La nota della Regione Basilicata che la scuola incomincia il 24 è arrivata il 2 di settembre. Noi potevamo fare un consiglio comunale con le criticità della scuola dopo il 14 di settembre. Poi, non lo so, questa è una cosa che purtroppo sicuramente sarò riattaccato da questo punto di vista, però purtroppo adesso sono abituato a questi attacchi di scarsa cultura, di democrazia, di tutto quello. Quando c'è un'arroganza del consigliere Sperduto, purtroppo questa arroganza porta alla scarsa democraticità. Io questo volevo dire. Adesso ritorniamo al Consiglio Comunale. E al primo punto dell'ordine del giorno c'è la lettura dei verbali della seduta precedente del 06-8-2020, dal numero 48 al numero 52. Se non ci sono nessun intervento, possiamo votare. Voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità? Ah no, non c'è bisogno. Va bene, grazie. Passiamo all'ordine del giorno numero... Allora, l'ordine del giorno numero 2, dato che non ci sono i consiglieri di minoranza, verrà prorogato al successivo consiglio. Passiamo all'ordine numero 3. Interrogazione e mozione del consigliere Fagella Francesco su iniziative per l'avvio dell'anno scolastico 2021. Prego, consigliere Fagella. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Sulla scuola, va bene, l'interrogazione era soprattutto rivolta, diciamo, per chiedere al Consiglio Comunale, all'amministrazione tutti, di avere una particolare attenzione nei confronti della scuola, considerata l'emergenza sanitaria che tutti conosciamo. E io, diciamo, un paio di idee volevo portare all'attenzione del Consiglio Comunale. E cioè quelle, per esempio, di immaginare, di capire se fosse possibile innanzitutto sostituire nella scuola i rubinetti per renderli
come dire, infrarossi, insomma, elettronici, per cui i bambini non sono costretti a toccarli per lavarsi le mani. Sostituzione anche a questo punto degli scarichi, che è la stessa cosa, cioè non dello scarico, rendere lo scarico automatico, quindi con sistema infrarossi, e non so se ci sono altre iniziative che l'amministrazione intende adottare in tal senso per ridurre il rischio contagio. Credo poi, insomma, ci sia anche qualche discussione da fare, insomma, qualcosa da dire sul problema del trasporto scolastico, se c'è già un'idea su come, insomma, si immagina di gestirlo. E a tal proposito, diciamo, affinché si capisca che non viene considerato, almeno da me che lo propongo, dal gruppo, attenzione, perché poi è scritto Francesco Fagello, ma è il gruppo Insieme Si Può che insomma, fa questa proposta, insomma, diciamo, far capire se, insomma, capire se è possibile istituire questo servizio di prescuola e doposcuola, diciamo, allargando un po' le maglie degli orari. Io credo che in una società civile, insomma, questo servizio, insomma, sia oramai offerto un po' dappertutto, e considerato che probabilmente con i ragazzi del servizio, no, del, sì, servizio civile, d'accordo, insomma, sarebbe magari possibile offrire alle persone che ne hanno la necessità questo servizio, che però appunto non deve essere considerato alternativo a quello del trasporto, cioè in aggiunta a quello del trasporto, perché poi a quel punto, insomma, se i numeri delle persone che dovranno utilizzare questo benedetto pullmanino potranno eventualmente portare a dover, immagino, non lo so, fare più viaggi sulla stessa tratta, è chiaro che poi ci vorrà qualcuno che dall'altra parte abbia, insomma, accolga i ragazzi prima dell'inizio della scuola. Lo stesso vale anche per il doposcuola. Diciamo, protrarre l'orario fino alle 3:30, è chiaro, non sto chiedendo l'istituzione di una mensa scolastica, però poi, diciamo, l'organizzazione può venire man mano in base anche alle esigenze che verranno eventualmente rappresentate. Sembra che ci siano persone che vorranno usufruire di questo servizio. E niente, insomma, mi sembrava di capire che il costo potrebbe anche essere molto, molto, molto contenuto, atteso che, insomma, utilizzando i ragazzi del servizio civile, si dovrebbe chiedere un contributo solo per l'assicurazione, insomma, per la responsabilità civile, per l'RC. E quindi, diciamo, le due cose, l'interrogazione e la mozione, tra virgolette, diciamo, per me viaggiano di pari passo, e niente, quindi questo è. Interviene il sindaco. Presidente, grazie. Volevo chiedere. Chiedo scusa, una sola cosa, poi io volevo dare il mio sostegno al Presidente, perché effettivamente durante la riunione di Presidenza ha avuto un attacco frontale non degno di un'istituzione che si chiami Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali. Presidente, grazie. Volevo. Sull'argomento sono favorevolissima a che si istituisca questo servizio prescuola e doposcuola. Solo consigliere Fagella, se so che gli uffici hanno anche preparato un regolamento, se poi lo leggiamo così lo approviamo. E in realtà noi istituiamo il servizio, poi se sarà utilizzato diciamo, dagli utenti, speriamo che sarà utilizzato, noi non lo possiamo sapere. Se prima non lo istituiamo, non possiamo sapere se questo sarà utilizzato oppure no. Noi come comune mettiamo a disposizione gli LSU e tutto il personale che abbiamo per, diciamo, fare questo servizio. In più dobbiamo
come diceva bene il consigliere Faggella, avere almeno un minimo un costo dell'assicurazione sia per gli utenti che per le persone che stanno, che devono diciamo, garantire il servizio. E quindi dopo prego il consigliere di poter diciamo, leggere il regolamento, così lo approviamo e lo istituzionalizziamo, nel senso che lo istituzionalizziamo. Io non sono per mia natura uno che commenta quello che succede sui social, caro Presidente del Consiglio, tutto quello che avviene. Noi abbiamo due categorie due modi di fare politica, i cosiddetti leoni da tastiera che su tutto e su tutti sanno sempre più degli altri e chi diciamo, con modestia, con discrezione, cerca di risolvere un problema alla volta. Quindi io credo di appartenere alla seconda categoria. Quindi no, non è un fatto soltanto di essere solidale col presidente, ma le istituzioni, se ci sono, vanno in tutto e per tutto rispettate, a piacere o non a piacere. Quindi il presidente del Consiglio, quando convoca il Consiglio, lo dice il regolamento, sentiti i gruppi, sentiti. Non dice che deve tener conto di quello che dicono, però noi fino adesso, come ha detto bene il Presidente, abbiamo sempre avuto un atteggiamento ultrademocratico. C'era un problema di data, ieri ero impegnato io personalmente per fatti istituzionali, non personali, domani saranno impegnati altri, si è chiesto al consigliere, al capogruppo di poterlo fare quel giorno. Poi una parola, siccome le istituzioni vengono sempre confuse con, come diceva il Presidente, come se fossero personale di qualcuno, allora è scivolata la cosa e niente, se ne dovevamo fare il consiglio dopo il 15. Dopo il 15 non sapevamo che la scuola iniziava il 24, perché è arrivata ieri la delibera della Regione Basilicata, allora si voleva fare in modo che comunque il consiglio si tenesse prima dell'inizio dell'anno scolastico. A me mi dispiace, però tutti gli argomenti che loro hanno posto all'ordine del giorno saranno discussi nei prossimi consigli. Non abbiamo nessun problema a discuterne uno a uno e non ci so io personalmente, ma credo tutta la maggioranza, non ci sottraiamo a nessun confronto né pubblico né di nessun genere. Siccome chi ci ascolta lo sa, io sono abituato a tentare di risolvere i problemi, non soltanto diciamo, a fare il post su Facebook, perché lì si dice tutto il contrario di tutto e si travasa anche la verità. Va bene, prego consigliere, se Grazie gentilmente Sindaco. ci legge il regolamento per approvarlo. Chiedo scusa, segretario, la mia. Ma la Ciao, proposta segretario. è stata portata al. Ma infatti questa è una interrogazione, mozione. Segretario, ma stiamo parlando del Però sul punto 3. regolamento io sono delle idee che non si può approvare, perché non. Posso, Presidente? No, al di là se lo approviamo o non lo approviamo, se tecnicamente non lo approviamo, però noi lo facciamo leggere perché può darsi che sia un argomento che potremmo fare in giunta, però il consigliere ne dà pubblicità in consiglio,
Così diciamo noi che andremo in giunta eventualmente a farla, prendiamo atto di questa cosa. Scusa Presidente, può leggere l'ordine del giorno, il punto numero 3? Allora, all'ordine del giorno, interrogazione e mozione del consigliere Fagella Francesco su iniziative per l'avvio dell'anno scolastico 2021. Segretà, però è un'iniziativa. No, 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 è la mozione, non è l'iniziativa. Cioè non tutto è il regolamento. Istituire un servizio non è per non ci vuole forse un regolamento, anche perché poi vorrei pure capire che servizio è. Cioè io regolamento le attività che il comune fa, se questo servizio non esiste, cosa regolamento? Cioè, non lo so, però scusa, un'altra cosa vi chiedo, perché non mi avete inviato prima le proposte? Cioè io vi davo anche... Allora, consigliere Fagella, legga... Il consigliere Fagella non legge proprio niente, il consigliere Fagella ha fatto una mozione, l'ha portata al Consiglio Comunale e l'ha portata. Presidente, leggetela voi, io non leggo niente. Allora, all'articolo 1 oggetto, il presente regolamento contiene disposizioni riguardanti l'organizzazione e la fruizione del servizio a domanda individuale denominato pre e post scuola. L'utilizzo del servizio di pre e post scuola si configura per gli alunni come un momento educativo atto a creare e favorire esperienze di comunicazione e socializzazione a livello di gruppo, confrontandosi con bambini anche di età diversa e misurandosi con le regole di convivenza. Articolo 2. Finalità. L'amministrazione comunale, con l'attuazione del servizio pre e post scuola, intende dare un valido supporto per i nuclei familiari che per specifiche esigenze di orari e di turni si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio o fine lezione stabilite dalle istituzioni scolastiche. I servizi pre e post scuola sono istituiti come interventi volti a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni. Articolo 3. Organizzazione. Il servizio pre e post scuola consiste nell'accoglienza, nella vigilanza, assistenza e intrattenimento dei bambini frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico. Il servizio è gestito dal personale incaricato direttamente o indirettamente dal comune e viene assicurato dal lunedì al venerdì in idonei locali concordati con le autorità scolastiche con i seguenti orari: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado dalle 7.15 alle 8.30 e dalle 13.30 alle 15.30. Al personale incaricato della vigilanza degli alunni di norma è affidato un numero massimo di 15 bambini. In presenza di un bambino diversamente abile, tale numero dovrà essere ridotto in relazione anche al grado di autonomia del bambino disabile. All'uscita del posto scuola i bambini devono essere presi in consegna dai genitori o, qualora impossibilitati, da altre persone autorizzate, con delega scritta e firmata da un genitore del bambino e consegnata alla persona addetta alla vigilanza degli alunni. Il servizio di pre-post scuola verrà effettuato secondo il calendario scolastico e non sarà garantito nei giorni di entrata posticipata o uscita anticipata per motivi dipendenti dall'organizzazione scolastica, assemblee, scioperi del personale della scuola. Il servizio e gli orari potranno subire variazioni in caso di comprovate esigenze delle istituzioni scolastiche o dell'amministrazione comunale. A tutti i minori che frequentano è data copertura assicurativa.
Il servizio pre e post scuola verrà effettuato secondo il calendario scolastico e non sarà garantito nei giorni di entrata posticipata o uscita anticipata per motivi dipendenti dall'organizzazione scolastica. Il servizio e gli orari potranno subire variazioni in caso di comprovate esigenze delle istituzioni scolastiche e amministrazione comunale. Articolo 4. Iscrizione e accesso. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di pre e post scuola devono presentare domanda entro il 30 dall'inizio dell'anno scolastico, su appositi moduli predisposti dagli uffici comunali. Le domande di iscrizione presentate oltre il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con l'organizzazione del servizio. Sono ammesse anche le domande di iscrizione a un solo servizio. Con l'iscrizione l'utente si impegna alla fruizione continuativa del servizio per l'intero anno scolastico in base alle scelte espresse al momento dell'iscrizione. La presentazione della domanda comporta l'integrale accettazione del presente regolamento. Gli utenti sono tenuti a comunicare a qualsiasi variazione di indirizzo che dovesse intervenire successivamente alla compilazione della domanda. Articolo 5. Tariffe. Il servizio pre e post scuola, come tutti i servizi pubblici a domanda individuale, implica la compartecipazione degli utenti. Quindi tutti gli utenti del servizio pre e post scuola devono corrispondere a una quota mensile il cui importo è definito e deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. Articolo 6. Istituzione servizio una tantum. Per eventuali necessità e esigenze è istituito il servizio una tantum per i non iscritti, che consente l'accesso per un massimo di numero 4 volte al mese. Per usufruire di detto servizio è necessario compilare l'apposito modulo ed effettuare il versamento della tariffa dovuta. Articolo 7. Pagamento. Il pagamento mensile dovrà essere effettuato entro il giorno 15 del mese di riferimento. In caso di mancata fruizione del servizio per un'intera mensilità, senza che sia fatte le comunicazioni previste nel presente regolamento, la quota relativa a tale periodo sarà dovuta. Riscossione coattiva. Articolo 8. In caso di mancato pagamento della retta dovuta per il servizio pre e post scuola, verrà inviato un sollecito a regolarizzare la posizione. Trascorso il termine indicato nella comunicazione di sollecito, si procederà alla esclusione del servizio e alla riscossione coatta. L'utente sarà riammesso al servizio solo quando la famiglia avrà regolarizzato la propria posizione debitoria nei confronti del comune. Articolo 9. Ritiro dal servizio. Le famiglie che nel corso dell'anno scolastico decidano di rinunciare o sospendere il servizio dovranno darne immediata comunicazione scritta all'ufficio preposto del comune. La rinuncia avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione medesima. Gli utenti che rinunciano al servizio nel corso dell'anno scolastico potranno essere riammessi allo stesso durante il medesimo anno scolastico per un numero massimo di 2 volte per l'anno scolastico. Articolo 10. Comportamento. Nel caso in cui l'alunno abbia un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso o tale da mettere in pericolo l'incolumità altrui o personale, dopo 2 richiami formali alla famiglia potrà essere estromesso dal servizio e conseguentemente sarà tenuto a saldare la retta relativa all'intera mensilità. Articolo 11. La privacy. L'amministrazione comunale utilizza dati personali e sensibili degli utenti ai sensi del D.LGS 196/2003.
ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio pre e post scuola. Articolo 12. Entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione. Il responsabile del servizio del settore servizi alla persona, dottor Donato Carlucci, l'ha firmato. Scusate, niente, pre-post scuola. Ma dove lo offrite? Per strada? Nei locali scolastici? E voi avete competenze nei locali scolastici a fare queste cose? Questi aspetti li avete discussi, li avete valutati? No, non strano. Mi sembra un po' strano. Vabbè, comunque, se un po' strano. Però, secondo me questo si dovrebbe portare anche in giunta. Ma i precedenti si possono fare, ma sì, ma infatti, ma la pubblicità. Non lo so, è un po'. Io non lo so, cioè, non so, io so che i servizi pre-post scuola li fa la scuola, anche con l'utilizzo di personale fornito dall'ente. Però quindi, mi sembra strano che io all'interno della scuola disciplino anche l'esclusione degli alunni e cioè ci sono delle cose che, non so, avete discusso proprio questo testo, l'avete... Ma non è la presa, la responsabilità non è della presa, è anche dell'ufficio scolastico regionale. Cioè, e avete ricevuto una risposta formale? E allora, guardate, scusate, ma queste cose per voi sono degli aspetti minimali. Non so, ma sembra una cosa... Cioè, allora, queste queste... Segretà, scusa, da un punto di vista formale io non voglio entrare nel merito, però noi non possiamo far una cosa buona, sembrare che vogliamo fare una cosa non buona. Allora, sulla bontà della cosa siamo tutti quanti d'accordo. Ora, tecnicamente, siccome c'è una procedura da seguire, secondo me, io non sono un segretario, voi siete il segretario comunale, queste cose messe nel regolamento le potremmo fare benissimo in giunta. Ben ha fatto il consigliere e il gruppo rappresentato a volerla esternare a tutta la cittadinanza che noi, il gruppo, ha fatto questa proposta, addirittura andando con gli uffici a eventualmente a fare un regolamento tipo, da aggiustare, da meno aggiustare. Questo è l'intento che vuole fare l'amministrazione. Quindi, una cosa ottima per chi veniamo incontro alle persone che si trovano in questa situazione di poterla utilizzare, noi non dobbiamo solo parlare così sempre di problemi campati in aria, questo è un problema reale che qualcuno lo potrebbe utilizzare e noi lo dobbiamo venire incontro ai nostri cittadini che hanno queste esigenze. Ora, se formalmente ci vuole il passaggio che dobbiamo approvarlo in giunta, lo facciamo in giunta, però era giusto che il Consiglio Comunale, tutta la comunità e il Consiglio Comunale lo sapesse. Mo, lei mi dica, segretario, se dobbiamo, dopo questa cosa, eventualmente lo possiamo fare in giunta, questo tipo di regolamento che ha letto il Presidente, alla prossima giunta lo approviamo. Dopo la discussione che è avvenuta in Consiglio Comunale. Questo è quello che vorremmo fare. Così con l'inizio dell'anno scolastico, che inizierà il 24, se no c'è tempo anche di farlo prima dell'inizio dell'anno scolastico, eventualmente un'altra delibera di consiglio, voglio dire, non è un problema. Però se lo possiamo, per accelerare i tempi, per fare in modo di organizzarci il prima possibile, lo potremmo fare in giunta, lo facciamo in giunta. Questo è tutto. Perché una cosa buona non può passare come una cosa che, viene fatta giusto per distinguerci, no, questa è una cosa che alle persone che hanno un'esigenza va fatta. Io la metto ai voti, questa mozione di interpellanza. Allora, chi è favorevole a questa mozione di interpellanza? Tutto quanto, non c'è problema. Tutti. Il consigliere Grottola si è allontanato. 8. E vabbè, non fa niente. No. Allora, passiamo al quarto. Non c'è nessuno. Passiamo al quarto punto. Proposta del consigliere Di Leo Incoronata Rita. Encomio al dottor Vito Antonio Gerardo Ricigliano. Prego, consigliere.
Buonasera. Allora, credo che tutti quanti sappiamo che abbiamo un talento in questo paese, che è questo ragazzo, che è il dottor Vito Ricigliano, è il figlio di un professore, Donato Ricigliano. Per far capire, insomma, visto che il ragazzo è da tanto che non abita più a San Vele, giusto per far capire a chi appartiene. Questo ragazzo si è sempre distinto da quando andava alle scuole superiori, insomma, si è diplomato con il massimo dei voti, con la lode, e ha proseguito anche la sua carriera universitaria allo stesso modo, distinguendosi, tant'è che da quello che ho letto praticamente lui ha anche collaborato con quando doveva presentare la sua tesi di laurea con l'Università di Oxford, e in effetti ha avuto anche un premio per questo, in quanto è stato uno dei ragazzi italiani a partecipare a discutere anche una tesi di laurea all'estero. E ha avuto anche un riconoscimento dal presidente all'epoca Giorgio Napolitano come alfiere del lavoro, e quindi non è cosa da poco. Insomma, io ritenevo necessaria questa proposta, in quanto ultimamente, proprio nel mese di maggio, lui ha partecipato ad un congresso nazionale, a livello nazionale, dove ha vinto il primo premio, si è classificato come primo. Non ha potuto partecipare in forma pubblica perché con il Covid, quindi con tutte le restrizioni, ha dovuto farlo anche attraverso insomma online, però comunque gli è stato riconosciuto questo primo premio a livello internazionale. Quindi direi che abbiamo questo concittadino che ci dà onore. Possiamo anche dire non solo a livello nazionale ma internazionale, quindi a me sembra doveroso proporre un encomio, un riconoscimento. Io adesso ho reso in breve ciò che lui ha fatto nella sua carriera, anche perché è un giovane, piccolo di età, però ha dato tanto, e niente, quindi proporrei questo encomio, poi magari mettendoci d'accordo con lui quando verrà di nuovo da noi a San Vele, fare un riconoscimento proprio alla persona, e quindi non istituire un premio, un qualcosa. Grazie. Grazie, consigliere. Scusa, interviene il sindaco. Vuoi dire, in quanto medico, mi sembra che è medico chirurgo? Sì, io in effetti. Medico presso dove sta? Sì, prego. Sì, infatti lui ha vinto questo primo premio al Tournament Prize, era un congresso fatto dall'Accademia di Neurologia Europea a Parigi, e infatti lui è un neurologo. La sua tesi di laurea infatti è stata su, se non ricordo male, sulla sclerosi multipla, se non ricordo male. Quindi è un neurologo di fama, e sì, credo che il dottor Grottola può darmi qualche delucidazione in quanto proprio nel suo campo, insomma. E sì, tutto qua. Grazie, consigliere. Volevo... Interviene il dottor Grottola. Solo aggiungere qualche parola, perché è un collega bravo, stimato, ed è una persona estremamente intelligente e sensibile. E quindi è un fulgido esempio dell'intelligenza lucana nel mondo. Quindi ben venga l'encomio che è stato proposto dalla nostra consigliera. Grazie. Dottor Grottola, interviene? Passiamo ai voti. Voti favorevoli? 9. Grazie. Per il punto 5 e 6, che sono interpellanze dei consiglieri sia Sperduto Michele, vengono rimandati al consiglio. Allora, i punti 5 e 6 devono essere votati sul rinvio al prossimo consiglio comunale. Voti favorevoli? Segretario, scusa, ma prima di votare volevo dire, ma essendo che gli interroganti non ci sono, non si possono trattare.
Alla prossima ufficio di presidenza il presidente li metterà, Li li metto metterà. all'ordine del Non è che giorno. possiamo parlare se, visto che loro sono assenti. Quindi non possiamo neanche votare, che votiamo? Non ci sono e non si... Va bene, non è un problema. No, non rinviate. Il prossimo ufficio di presidenza valuterà se Noi sarà di dobbiamo, prossimo. sì. Va bene. Grazie, il Consiglio Comunale è sciolto.